questo è il primo vlog di Utau Yume! Mi faccio correre da sola. Questa è la prima puntata del mio vlog, appunto vi ho annunciato qualche tempo, una settimana fa. Volevo prima di tutto ringraziarvi perché siete stati bravissimi, siete stati presenti, mi avete fatto tante domande, mi avete proposto tante cover, infatti ho pronto tipo i prossimi 5 vlog. Parlo molto veloce perché sono molto emozionata. Sono davvero contenta e spero che questo progetto andrà bene e che tutti voi lo sosterrete. Cominciamo subito con le domande. La prima domanda mi è stata fatta su Facebook da Sheila, che saluto. Hi. E mi chiede perché canto. Io canto sicuramente perché mi piace, perché è una mia passione. Canto seriamente da quando ho 14 anni, mi sono iscritta a una scuola di canto che ho frequentato per circa 3 anni e mezzo saltuariamente e poi ho lasciato comunque il tutto, ma ho continuato a cantare comunque da autodidatta. Canto perché mi fa stare bene, perché riesco ad esprimermi cantando e riesco a superare tutte le barriere che, diciamo, mi pongo a causa della mia timidezza. Quando canto riesco comunque ad esprimermi meglio, ad esprimere tutto quello che a parole non riesco a dire. Infatti, come avrete notato anche da mie interviste, da altri video, non sono una che a parole riesce a dire tutto quanto, invece cantare mi aiuta a far capire agli altri quello che io sento. Sarebbe sicuramente utile cantare in una lingua che gli altri possono capire. Cioè, arriverò piano piano. Comunque mi aiuta a superare la mia timidezza e sicuramente è una cosa che mi fa stare bene. Quando sono nervosa cantare mi fa stare meglio, quando sono arrabbiata mi fa stare meglio, quando sono triste mi fa stare meglio, quando sono felice mi fa stare ancora meglio. Cantare mi aiuta in tantissime cose della vita quotidiana e non riesco proprio a farne a meno, quindi credo mi piaccia semplicemente per questo. La seconda domanda me la fa sempre su Facebook Gaudia, che conosco e saluto. Ciao! Hi! E mi chiede cosa mi ha spinto a fare l'idol. Io non avrei mai pensato di fare l'idol. Fin da piccola volevo fare la cantante. Alla base di tutto il mio comunque fare l'idol, che in realtà è una versione orientale e più vasta della cantante, perché le idol possono essere anche modelle, ballerine, reporter, presentatrici, doppiatrici, possono fare diverse cose nel campo dell'arte, diverse cose che tra l'altro io amo quasi tutte, perché ad esempio mi piacerebbe molto poter doppiare in futuro, mi piacerebbe molto poter imparare a posare e poter fare la modella, mi piacerebbe molto diventare più spigliata per condurre un programma. Di base però la cosa che amo fare di più è sicuramente cantare, quindi ho sempre voluto fare la cantante. Quando poi ho partecipato alle 2 gare e ho vinto, mi sono detta ok, ricevo consensi, mi dicono che sembro effettivamente un idol, perché non provare e magari vedere come va diventare o un idol o magari diventare una cantante, però aprirmi la strada in questo modo. E quindi ho voluto provare, vedo anche che comunque di consensi ne ricevo piano piano e quindi non ho nulla da perdere. Di base penso, quando è il mio sogno mi diverto, faccio quello che amo fare, quindi continuerò a farlo. Sicuramente mi spinge a fare l'idol la mia passione per questo mondo, unito a quello per il canto. Comunque amo sicuramente il J-pop e il K-pop, entrambi i tipi di idol che presentano queste due culture. E dopo anni comunque che nascondevo la mia passione, perché anni fa non rendevo pubblica la mia passione per la musica e per il canto, perché mi vergognavo, perché non credevo di essere brava, perché non pensavo di esserne in grado o che a qualcuno interessasse, quindi magari la tenevo per me e mi chiudevo in camera mia a fare prove su prove, senza avere in realtà un obiettivo, mentre oggi mi trovo a doverle fare per un live che c'è tot giorno, a tot ora. E è bello perché comunque è un grande passo in avanti. Anni fa non pensavo che sarei arrivata a questo punto, continuerò a farlo perché mi piace comunque e spero che arriverò un domani da qualche parte, o come idol o come cantante. La terza domanda me la fa Mattia, saluto anche te, ciao ciao, che mi chiede qual è il mio anime preferito. Vi rispondo facendovi vedere un poster che ho comprato a Ronix questi giorni. Ciao ciao! Madoka Magica è il mio anime preferito. Amo Madoka per diversi motivi che in realtà sono forse anche banali, sono forse i motivi per cui tutti amano Madoka. La speranza. Amo Madoka come personaggio perché, nonostante il suo sembrare timida e forse quasi inutile, sempre lì a piangere, a disperarsi, alla fine si dimostra essere la più coraggiosa di tutte, si sacrifica per tutto l'universo e dà un grande messaggio di speranza che mi ha sempre aiutato. Una delle cose in cui credo di più è appunto la speranza, quindi trovare un anime Mao Shoujo che io amo di base, tutti gli anime che amo sono Mao Shoujo, che fosse un po' più serio, comunque parlasse di tematiche anche un po' più profonde e che avesse alla base il messaggio della speranza come argomento principale dell'anime, mi ha lasciato tipo
ho visto Madoka con un giorno solo e mi sono appunto innamorata dell'anime e mi sono anche avvicinata al cosplay con Madoka. Amo poi anche Omura come personaggio perché mi sento molto vicina a lei, mi sento molto simile a lei per le scelte che fa, per i comportamenti che ha. Vi faccio vedere la mia collezione di Madoka. Allora, intanto qui ho un altro poster. Non riesco a farvi vedere quelli di giù vicino al letto perché non riesco ad allontanare troppo la webcam dal PC, però posso farvi vedere tutto quello che ho qui. Allora, qui c'è una piccola Omura che ho comprato al Bandarage in Giappone. Qui c'è Madoka, questo è il peluche di Cube che uso anche poi per ogni volta che ho fatto il cosplay di Madoka. Qui c'è la Soul Gem di Madoka, anche questa la uso per il cosplay. Qui c'è il Grease Seed di Madoka, che ho comprato da Tuna Comics, per l'anello. Qui ho un piccolo portachiavi che però si è rotto per fondo di Madoka. I DVD quasi tutti, mi manca il DVD del terzo film, questa è la collezione del DVD di lei che ci vede la colonna sonora. E poi ho tutti i manga. Ho i 3 manga di Madoka e anche i 2 spin-off, 2 manga di Yoriko Magica e 5 manga di Kazumi Magica, che mi sono piaciuti parecchio, più Kazumi di Yoriko. E questa è la mia collezione. E quindi Madoka Magica è il mio anime preferito. L'ultima domanda che me la fa sempre su Facebook Linda, delle Amaya, che saluto. Ciao Linda! Che mi chiede se mi piacciono le 2NE1 e qual è stato il mio approccio al K-pop. Allora, le 2NE1 non mi piacciono, sono in realtà forse il gruppo K-pop che mi piace di meno, perché le trovo in realtà quasi cupe, mi fanno quasi paura. Fanno un genere troppo elettronico che non mi piace e inoltre, come quasi tutti gli altri gruppi coreani che infatti io non seguo perché non sono tanto una seguace del K-pop quanto una fan delle Girls' Generation, perché quasi tutto il genere K-pop ha anche nei gruppi femminili una parte specifica in cui si fa il rap e io odio il rap. Infatti le Girls' Generation sono praticamente l'unico gruppo che non hanno così accentuata questa variante del rap. Le 2NE1 hanno molto rap all'interno e a me non piace per niente. Il mio approccio al K-pop invece è stato un po' curioso, è stato in realtà una costrizione di anni fa da parte di una mia amica che credo segua ancora il K-pop e lo seguiva molto prima di me. Passavo molto tempo con questa mia amica a casa sua, quasi praticamente tutti i giorni lei si metteva lì a farmi vedere fino alla noia i video dei gruppi coreani e io li odiavo, non li sopportavo, non mi piacevano per niente. Invece poi col tempo apprezzavo piano piano sempre di più questo genere e magari ci mettevamo lì e imparavamo le coreografie insieme, lei mi insegnava qualche passo, fino a che non ho visto il video di Oh delle Girls' Generation e l'ho adorato perché mi piace il concept, mi piacciono tutti quei colori e mi piace il genere comunque impostato sulle cheerleader, che io amo. Ci ho voluto circa un anno e mezzo prima che poi mi avvicinassi veramente al K-pop e alle Girls' Generation. L'estate 2012 ho praticamente iniziato ad ascoltarle davvero e poi la mia passione è andata sempre a crescere. Sono comunque, nonostante essere stata costretta ad avvicinarmi a questo genere, oggi sono contenta e ringrazio questa mia amica per avermi fatto conoscere i miei idoli. Siamo ora al momento che aspetto di più con ansia del video, del vlog. E spero che anche voi siate contenti di questa parte. Spero che la canzone vi piaccia. L'ending di Anohana, Secret Base, che non conoscevo e che adesso amo. Infatti grazie a... non so chi sei che me l'hai proposta su Ask. Sono davvero felice di aver conosciuto questa canzone e di poterla cantare. Spero che vi piaccia. Let's go! Kimito natsu no owari, shorai no yume, okina kibou wa wasurenai, 10年後の8月また出会えるを信じて、最高の思い出を。ふとした瞬間、帰り道の交差点で声をかけてくれたね、一緒に帰ろう。僕は照れくさそうにカバンで顔を隠しながら、本当はとてもとても嬉しかったよ。
花火が夜空綺麗に咲いてちょっと切なく風か時間と共に流れる嬉しくって楽しくって冒険もいろいろしたね二人の秘密の基地の中君と夏の終わり将来の夢大きな希望を忘れない10年後の8月待った出会いを信じて君が最後まで心からありがとう叫んでいたこと知ってたよ涙をこらえて笑顔でさよなら切ないよね最高の思い出を Questo primo vlog finisce qui, spero che siate stati felici comunque delle risposte che vi ho dato, delle cover che ho fatto e che sarete entusiasti di vedere il prossimo e di seguire questa serie di vlog. Io mi sono divertita tanto, ricordatevi di iscrivervi al canale YouTube, di mettere il like alla mia pagina Facebook e di condividere il video o da Facebook o da YouTube su tutte le piattaforme del mondo. Condividete più che potete e aiutatemi a raggiungere il mio sogno perché per me significa davvero tanto e vi ringrazio per aver guardato questo video. Bye bye!